Risa. Dopo 86 giorni di guerra, Kiev ordina ai difensori di Azovstal di smettere di combattere. A dare l'annuncio tramite un videomessaggio il comandante del reggimento Azov, ancora serragliato nella struttura assediata dalle truppe russe. Il comando militare superiore ha dato l'ordine di salvare la vita dei soldati, della guarnigione e di smettere di difendere la città. In mattinata erano proseguite le operazioni di evacuazione dall'acciaieria di Mariupol. Stando al ministro della difesa russo, sono saliti a 1.908 i nazionalisti ucraini che si sono arresi. Lo stesso ha annunciato che la liberazione della Repubblica Popolare di Lugansk si sta avvicinando e che Mosca risponderà con nuove basi militari all'allargamento dell'Alleanza Atlantica. Riguardo alla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, il presidente turco Erdogan ha detto di aver avuto un colloquio esteso con il premier olandese Mark Rutte e ha anticipato che domani avrà colloqui con il segretario del generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg, Finlandia e Regno Unito. Intanto da domani stop al flusso di gas russo ad Helsinki. Le importazioni verranno interrotte alle 7. Ad annunciarlo, dopo essere stata informata della decisione da Gazprom, è stata la compagnia energetica nazionale Gasum. Emergono nuove prove delle atrocità commesse dai soldati russi a Bucha. Le fornisce un'inchiesta del New York Times che ha diffuso un video che mostrano 8 uomini ucraini giustiziati dai russi nel sobborgo della capitale.